Allora, sono qui a sinistra con il manuale Oepli, a pagina I 135. Qui la tabella è I 95. In realtà, se io sfoglio la mia versione cartacea, che è la seconda edizione, naturalmente è manuale di meccanica di Calligaris, Fava e Tomasello. Se sfoglio, abbiamo che a pagina. Ce l'ho a pagina I 135, ma la tabella, la stessa, proporzionamento di un ingranaggio a vite, è la tabella I 94 nella seconda edizione, mentre questa edizione che è precedente è I 95. Beh, comunque le tabelle lì sono uguali. Qua a destra invece ho una tabella che è stata data nella sezione ordinaria del 2019 della maturità di meccatronica. Dunque, tabella di riferimento per il dimensionamento della vite senza fine della ruota. La 2, questa parte qua, è la ruota, mentre questa qua è la vite, come si vede. La tabella praticamente è uguale, ok? Se noi andiamo a vedere, vabbè, qui dice 6 e 8, mentre qua dice 6 e 10 per il modulo normale, la larghezza della dentatura. Mentre qui dice tra 4 e 6. Tra 4 e 6, vabbè, al di là dell'8 comunque dovrebbe essere tutto giusto perché ho guardato, mi era sfuggita questo tra 8 e 10, vabbè. Poi abbiamo questa l'interasse è giusto, l'apporto di ingranaggio è giusto, uguale all'angolo di pressione tra 15 e 25 è uguale. Poi abbiamo diametro di piedi di testa primitivo. Sono uguali, se vedo, ok, di 1 più di 2H, così, i classici. Questo qui dal diametro primitivo ce l'abbiamo qui, ok, dove abbiamo che l'I1 è il numero di principi, ok. Poi questo, altezza del dente, ok, addendum, dedendum, ok. L'angolo dell'elica, ce l'abbiamo qua. La tangente di beta, ok, passo traversale, passo assiale dovrebbero essere perfetti, giusti, perfetti. Ok, arriviamo qui al passo normale. Vabbè, la problematica poi ce l'abbiamo invece qui, dunque la tabella è uguale, l'unico problema ce l'abbiamo qui sulla vite. Nel senso che qui noi abbiamo il modulo trasversale, il modulo normale per il cosino di beta, come è qua, è giusto. Mentre il modulo assiale è uguale al modulo normale per il seno di beta. Dunque per la ruota siamo giusti. Per la vite invece sono sbagliati e dunque è giusto questo, perché noi dovremmo dire che il modulo trasversale di 1 è uguale al modulo di assiale di 2 e dunque devono essere uguali, e questo invece MT2 è uguale all'MA1 e dunque questo qui che abbiamo qui è giusto, dunque bisogna correggere sul manuale di meccanica e dove dobbiamo mettere che MT1, cioè modulo trasversale della vite, è uguale al modulo normale diviso il seno di beta, come si vede qua. Ok, qui al posto del coseno ci va il seno, ok, mentre il modulo assiale della vite è uguale al modulo normale, che è uguale per entrambi, ok, diviso il coseno di beta, e qui cancellare il seno di beta e mettere il coseno, cioè si deve spostare questo coseno qua sotto e il seno qua sopra. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.